rito abbreviato allo stato degli atti, 6 parti civili ammesse e prosecuzione del processo direttissimo al 10 novembre per Gerlin Butungu, il ventenne congolese arrestato dalla squadra mobile della questura di Rimini per gli stupri di una turista polacca e di una transessuale peruviana avvenuti nella notte tra il 25 e il 26 agosto scorsi a Miramare. Quella stessa notte venne anche picchiato con violenza un amico della giovane dell'Est. Il tribunale collegiale, presieduto dal giudice Silvia Corinaldesi, dopo aver sciolto il nodo sulla scelta del rito direttissimo, su cui la Procura della Repubblica ha presentato una memoria e ammettendolo sui punti in cui la confessione di Butungu era piena, ha accolto la richiesta della difesa di procedere per tutti gli atti di imputazione per evitare una doppia condanna al congolese. Il ventenne, come dai capi di imputazione, risponderà in abbreviato, usufruendo dello sconto di pena di un terzo previsto per legge, di violenza di gruppo sulla turista polacca e la transessuale peruviana, della rapina ai danni del turista polacco, amico della ragazza violentata in spiaggia, sempre la notte del 26 agosto, di rapina e violenza sessuale nei confronti di una turista il 12 agosto scorso e delle rapine ai danni di 2 ragazzi italiani. Come parti civili, oltre ai 2 ragazzi polacchi e la transessuale peruviana, si sono costituiti il Comune di Rimini, la Regione Emilia-Romagna, l'ASUL Romagna e l'Associazione Butterfly Antiviolenza e Antistalking. La decisione della Corte riminese è arrivata alla fine di una mattinata aperta con una manifestazione degli attivisti del movimento dalla parte delle donne e delle vittime, che ha collocato uno striscione davanti ai cancelli del Palazzo di Giustizia con la scritta «Giustizia per le vittime».